Eccellenza, l'anno scorso si faceva il suo nome per la panchina in prima divisione. Un'altra atmosfera, un altro obiettivo non meno importante, però. Assolutamente, cambia la categoria, ma quando una proprietà ti dà un obiettivo da raggiungere, vale allo stesso modo, nel senso che il mio lavoro non cambia. Come avrei potuto lavorare lo scorso anno, nello stesso modo lavoro, anche se siamo in eccellenza, cercando di raggiungere quello che mi hanno chiesto. Difficile ereditare una squadra a una settimana, a meno di una settimana dall'inizio del campionato. Sì, nel senso che è normale che un allenatore avrebbe il piacere di cominciare a lavorare di solito mediamente 45 giorni prima dell'inizio del campionato, però è andata così e quindi dovremo fare di necessità virtù, cercare di lavorare per fare un certo tipo di crescita, ma preparando la partita della domenica, quindi sarà un po' più complicato, ma questo dobbiamo fare e questo dobbiamo riuscire a fare. Ancora più difficile per lei forse gestire la pressione che si è creata, il peso della responsabilità su questo gruppo. Sì, assolutamente. Assolutamente è complicato già per giocatori abituati, professionisti che io ho vissuto, e figuriamoci per ragazzi che fino ad oggi hanno fatto molto bene in queste categorie, però senza tutto questo contorno, quindi senza voi, senza i tifosi, gli ultras e tutto insomma quello che concerne giocare nel Piacenza in eccellenza. Cosa si devono aspettare allora i tifosi del Piacenza domenica a Salsomaggiore? Grande voce.